lunghissimi minuti. Che tempo fa? È la domanda più diffusa, anche per poi modulare i nostri impegni quotidiani. Giustifica forse la dilagante passione per la meteorologia. E così i novelli giuliacci crescono. Sapendo che ci sarà bel tempo e il vento favorevole, posso stendere i panni e sapere che sono subito asciutti. Per andare in bicicletta è fondamentale, ma anche per fare bella figura con gli amici. È l'argomento più discusso. Pioggia, neve, sole. Le condizioni del tempo interessano tutti. Chiunque vorrebbe prevederle per programmare gite, vacanze o semplici azioni di vita quotidiana. Perché non fare un corso dove imparare i segreti del mestiere? A Milano ci hanno già pensato. Ecco consigli per diventare esperti meteorologi. Costanza e capacità di osservazione. E poi ci sono, vabbè, gli strumenti semplici come il barometro, come il termometro. Piove, senti come piove. 2 giorni di lezione a tempo pieno, corsi teorici ma tanta pratica sono indispensabili per conoscere in anticipo che tempo farà. È l'argomento più banale del mondo. Piove. Professionisti, impiegati e dirigenti, tra gli iscritti anche un informatico non vedente e questo signore che per imparare a fare le previsioni è arrivato fin da Roma. Abbiamo notato che effettivamente l'argomento meteorologia piace e quindi dalle prime chiamate abbiamo compreso che era una cosa da perseguire. Ma come piove, senti come viene giù. Guardate, questo è la...